E allora ben ritrovati al nuovo TG del Catechismo che vogliamo vivere insieme anche questa volta. Mi sembro più strano del solito. Forse i capelli, sì, me li ha prestati Donald Trump, lo so, non piace neanche a me, ma erano gratis, allora li ho presi. Di cosa devo parlare? Del TG del Catechismo. Ben ritrovati, pronti per scoprire cose nuove anche qui al nostro TG del Catechismo, soprattutto con i nuovi servizi che sto per mandarvi. Guardateli tutti con attenzione perché sono importanti, mi raccomando. Guardateli tutti, Via col primo servizio, siamo pronti, via. A proposito, dovrete trovare 5 differenze. Come? Dovete cercare, poi stai fermo, ecco, e mandarle a doncheck@gmail.com. E finalmente si sta parlando di riprendere la domenica, rimettendo al centro la cosa più importante della domenica, il campionato di calcio. Sì, anche, ma no, mettere al centro la messa. Come non vi ricordate cos'è la messa? Ve lo scrivo, la messa. Ma non vi ricordate più della messa? Ma come, dai? È il momento in cui veniamo riportati all'ultima cena, quando Gesù si dona a se stesso. Ogni messa è come salire in una macchina del tempo per essere riportati a quel momento straordinario, in quel momento in cui Gesù si rende presente nel pane e nel vino. In ogni Eucaristia e in ogni messa, Gesù è realmente presente nel pane e nel vino. E non solo, sai, anche nella parola che ascoltiamo, hai notato che alla fine del Vangelo si dice sempre parola del Signore. Ma di quale Signore? Lui, il Signore Gesù, dai. Ma lo sapevi che nell'Eucaristia Gesù è presente anche nel sacerdote? Non perché è intelligentissimo, beh, un po' io sì, ma perché è la presenza nel sacramento di Gesù in lui, tanto che nell'azione dello Spirito, nell'Eucaristia, in qualche modo è Gesù che spezza quel pane. E poi lo sapevi che Gesù è anche presente nel popolo di Dio che si è radunato? L'ha detto lui, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro. Sì, la messa è veramente straordinaria, tanto che il concilio, cioè la riunione di tutti i vescovi e del Papa che è stato fatto più di 50 anni fa, ha definito la messa fonte e culmine della vita cristiana. Fonte e culmine della vita cristiana, sì, ma la fonte mi dà l'idea dell'inizio, il culmine è l'idea della cosa più importante. E in mezzo che ci metto tra l'inizio e il culmine, tra il punto di partenza e il punto più alto? Che ci metto? Perché se non c'è niente, sta Eucaristia è fonte de che ed è culmine de che. C'è una parola chiave allora che dobbiamo imparare, questa, la parola comunione. Ovviamente la cosa più grande che accade nella vita cristiana è la comunione con Gesù, che parte sicuramente dalla comunione fatta nei sacramenti, ma non solo, la comunione con Gesù fatta nei sacramenti ha bisogno che diventi una parola che viene messa in pratica e non solo ascoltata. Sì, ha detto, no, la parola di Dio attraverso l'Eucaristia va messa in pratica e la comunione aumenta cercando di andare tutti in comunione, d'accordo, tutti uniti, non ognuno per conto suo. Infatti io così mi sembra, no, comunione, uniti gli uni con gli altri. E la comunione che nasce sicuramente al punto più alto nel sacramento dell'Eucaristia, ma ha bisogno della parola per essere messa in pratica, ha bisogno dell'andare d'accordo, ha bisogno anche di tenere conto di chi è messo peggio di noi. E questo è proprio messo malino, e guarda che faccia che c'ha. E poi la comunione che nasce dall'Eucaristia e che si alimenta della parola di Dio e che ci fa crescere con l'andare d'accordo e che ci fa andare e ci spinge ad essere attenti a chi sta peggio di noi, deve anche avere la capacità, e questa è la vera comunione, di non portare rancore verso nessuno, di non essere arrabbiati con quello e con quell'altro, di tenere il muso, di essere permalosi. La comunione che nasce nell'Eucaristia, che è alimentata dall'Eucaristia, che porta al culmine, in mezzo deve avere anche la premura per chi sta peggio di noi. E la premura per chi sta peggio di noi molte volte si manifesta anche rimanendo in casa, anche come segno di vicinanza. Che comunione è il fatto che tu vai via, esco per pregare, stai in casa a pregare per chi soffre, così fai anche un gesto di vicinanza, anche solo spirituale, a chi è bloccato in casa e non può muoversi a differenza di te. Insomma, la comunione, che è il momento centrale, nasce dall'Eucaristia, che è fonte e culmine, ma
perché sia fonte e culmine, in mezzo deve esserci un ascolto messo in pratica della parola di Dio, un andare d'accordo, il prendersi cura degli altri, il non provare rancore e stare vicino a chi sta peggio di noi, in più di un modo. Questo è essere chiesa. A proposito, si sta parlando in questi giorni, la chiesa torna ad essere aperta o resta chiusa? Aperta o chiusa? No, la vera domanda è, la chiesa che vogliamo deve essere piena o vuota? Ma non di centinaia di persone, magari. Piena, cioè con il cuore pieno o con il cuore vuoto? Perché se torniamo in chiesa tutti dicendo io voglio fare così, io avrei voluto fare così, per me è giusto, io devo essere, io... Oh, quella chiesa non sarà molto piena, sarà con tanta gente, ma con pochi cuori. Piuttosto dobbiamo chiederci, questa è la vera domanda, che vogliamo una chiesa vera, cioè tutta fatta secondo quanto ci chiede Gesù, o abituata? E per cui diventa più importante quello che voglio io piuttosto di quello di cui c'è realmente bisogno. E la chiesa che vogliamo noi, e questa è la vera domanda, la vogliamo con Gesù o no? Perché se la vogliamo con Gesù, è Lui il metro di misura, non io. È la fede in Lui, non la spiritualità che voglio io. La chiesa parla di noi, non parla mai di io. Ah, dentro la parola Dio c'è la parola io, ma dentro la parola io, Dio, non ci sta. Provaci un po'. Ciao! E un angelo spiegò alle donne che Gesù era davvero risorto e loro andarono ad annunciarlo. Gesù stesso apparve loro e dopo la paura iniziale Gesù spiegò ogni cosa a loro e li rassicurò e fece vedere anche a Tommaso che era realmente risorto. Poi, con calma, spiegò loro che egli avrebbe dovuto salire al Padre suo in cielo e loro avrebbero portato a tutto il mondo l'annuncio del Vangelo. Ma Gesù desidera che i suoi discepoli siano con lui sempre, meglio che lui sia sempre con i suoi discepoli. E così, lasciato il cenacolo, si dirige su una collina e ancora una volta lì spiega ai suoi discepoli e affida a Pietro il compito di guidare il gregge mentre lui sale al Padre suo e Padre nostro, promettendo di essere sempre vicino a loro in ogni istante dal cielo. E in quell'istante una nube di luce lo avvolse e lui salì al cielo. Dal cielo continua a seguire i suoi discepoli e dal cielo farà arrivare il dono dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, che renderà i discepoli capaci e gioiosi di annunciare Gesù fino ai giorni nostri, quando, anche attraverso l'annuncio di tanti, la parola di Dio con gli Atti degli Apostoli, scopriamo come la Chiesa crebbe. Lui è Pietro, l'apostolo. All'inizio della sua vita faceva il pescatore. Poi un giorno Gesù, passando lungo le rive del mare di Galilea, lo chiamò. Ed egli, lasciato il papà, la barca e le reti, semplicemente lo seguì. Da quel giorno divenne suo discepolo. O, per dirla come lo disse Gesù, divenne pescatore di uomini. Nei giorni poco prima della Pasqua, anche durante l'ultima cena, Gesù spiegava ai suoi discepoli che egli doveva salire al cielo e soffrire molto per arrivarci e che molti di loro avrebbero fatto fatica a seguirlo. Pietro non accettò molto facilmente questo discorso e si ribellò, dicendo anzi che lui sarebbe stato pronto a seguire Gesù ovunque, che avrebbe dato addirittura la sua vita per lui. Gesù rispose: «La tua vita per me? In verità, prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato 3 volte». E Pietro, a queste parole, rimase veramente sconvolto. Alla fine di quella che fu l'ultima cena e per noi la prima messa, Gesù con i suoi discepoli va verso il Monte degli Ulivi, spiegando di nuovo ai suoi discepoli quello che stava per accadere e che egli sarebbe stato maltrattato e i discepoli l'avrebbero abbandonato, nonostante le grandi promesse, anche di Pietro, di non abbandonarli in nessun modo. Ma Gesù li invita semplicemente a confidare nel Padre e a ritirarsi in preghiera con lui
perché solo con la forza del Signore sarebbero arrivati in fondo. E così i discepoli fecero. Quella notte però nell'orto degli ulivi arrivarono le guardie guidate da Giuda e volevano arrestare Gesù, lo fecero con bastoni e spade. Pietro allora si lanciò contro una guardia e tagliò un orecchio a una guardia. Gesù guarì la guardia e poi si fece arrestare senza protestare. Gesù fu condotto al processo davanti al procuratore. Pietro e Giovanni andarono di nascosto a quel processo perché Giovanni conosceva una delle guardie per entrare nel palazzo del procuratore, dove era stato acceso un fuoco perché quella sera faceva freddo. E anche Pietro si mise con loro, ma qualcuno cominciò a ragionare e a notare il suo volto, chiedendogli se era anche lui uno dei discepoli di Gesù. Ma Pietro rinnegò con forza, dicendo addirittura di non conoscerlo minimamente. La gente non era molto convinta perché sembrava davvero di riconoscere sempre di più Pietro. Più passava il tempo e più qualcuno aveva dei dubbi. Tu sei con Gesù, di la verità. Ma lui ancora una volta negò ancora con più forza. E si tornarono tutti a scaldare al fuoco finché non arrivò una delle guardie che era nell'orto degli olivi e riconobbe Pietro. E gli disse: tu sei con Gesù, ti abbiamo riconosciuto, tu hai usato la spada, l'ho visto, era con noi, è un suo discepolo. Ma Pietro ancora una volta davanti a queste proteste negò con ancora più forza, dicendo di non conoscerlo. E proprio in quell'istante un gallo cantò. Gesù si affacciò dalla finestra e guardò con intensità Pietro, che appena vide Gesù pianse e si allontanò. Quando Gesù fu seppellito nella tomba, Pietro insieme a Giovanni corsero al sepolcro, ma lo trovarono vuoto come avevano detto le donne e gioirono fortemente perché Gesù era realmente risorto. Pochi giorni dopo però si erano trovati tutti insieme sulla spiaggia del lago e Pietro decise di andare a pescare come una volta. E così fece insieme ai suoi discepoli. Buttarono le reti, passò l'intera notte ma non presero assolutamente niente, finché sulla spiaggia uno sconosciuto non solo attirò la sua attenzione ma gli chiese anche di spostare le reti, di cambiare lato perché solo così avrebbero pescato in abbondanza. Pietro ovviamente rimase un po' perplesso all'inizio, poi volle accogliere questo consiglio e spostò le reti e furono così pieni di pesci che a momenti la barca si ribaltava. Giovanni allora chiamò Pietro e gli disse: credo che quello sia Gesù. E Pietro allora si buttò nel lago e a nuoto arrivò fino sulla riva. Insieme agli altri discepoli portò a terra la rete piena di pesci, dove c'era Gesù che aveva acceso un fuoco e aveva già preparato un po' di pane e un po' di pesce, ma si fece dare anche il pesce pescato da Pietro per farlo sentire partecipe di questo grande incontro di comunione. Poi, a quella cena, Gesù chiese a Pietro se era pronto ad amarlo e lui disse sì, certo. E allora Gesù gli disse: pasci le mie pecorelle. E dopo un po' glielo richiese di nuovo: ma Pietro, tu mi ami? E Pietro: sì, Signore, lo sai che ti amo. E allora, per la seconda volta, Gesù gli disse: pasci le mie pecorelle. Poi, per la terza volta, gli chiese: mi ami? Pietro rimase molto turbato che per la terza volta Gesù gli chiedesse tutto questo, dicendogli poi: sai che ti amo, tu sai tutto, sai che ti voglio veramente bene. E allora Gesù gli disse: pasci le mie pecorelle. Tre volte aveva tradito e per tre volte gli fu data la possibilità di perdonarsi e di perdonare e di essere perdonato da Gesù attraverso l'amore. Pietro poi cominciò a predicare in tutto. Qui che vi parla è Gian Giorgio e vi racconto la quarantena di Antonio con la mamma. Fai i compiti, fai il letto, fai la doccia, lavati le mani, tanti auguri a te, fai questo, fai quell'altro, geografia, storia, matematica, inglese, scienze, tutto e di più, bene, pulire i vetri e fare l'orto, perché noi abbiamo un orto, perché lui ha l'orto, vabbè, adesso...
Ciao! Ciao! Ok, ciao! Dove siete finiti? Ci siete tutti? Ottimo! Allora possiamo iniziare l'edizione speciale del TG del Catechismo. Prima però vogliamo dedicare un pensiero particolare a tutte quelle persone che hanno un problema serio, i capelli. Non ci avete mai pensato? Male, dovevate farlo. Ma ci pensate tutte le mamme, le nonne, le zie, le catechiste che da 2 mesi sono in quarantena, ormai non sanno più come fare con i loro capelli. La piega, la ricrescita, li girano di qua, li girano di là, ma tutta l'esperienza affiora. Comunque, tra una piega di qua, una piega di là, un capello bianco qua, uno là, andiamo, restiamo, passiamo a servizio. Che così sembro troppo grasso. Buongiorno a tutti. Parliamo oggi di un problema molto grande che affligge tutti voi, la prova bilancia, e dico tutti voi perché io, come sapete bene, ne sono immune, mantengo la mia splendida forma fisica. Il problema della bilancia è dovuto al fatto che siete costretti alla sedentarietà, state accumulando chili su chili. Capisco che cucina una torta, mangia uno sfornatino, spadella la pasta, impiatta il ragù, le vostre panze stanno crescendo di smisura. Per quanto riguarda le passeggiate, si può fare, non si può fare, entro i 200 metri, entro i 100, davanti, dietro, sopra, sotto, di fianco casa. Ma adesso seguite i miei consigli per mantenere la forma fisica. Benvenuti a una nuovissima edizione del TG del Catechismo. Oggi sono qui per presentarvi una nuovissima scoperta scientifica. In Africa, posto noto per le sue temperature glaciali, sotto 50 metri di ghiaccio è stato trovato un esemplare di Homo distractus, il quale mi assomiglia, oserei dire. Era vestito con un costume da bagno e una muta da sub. Probabilmente stava andando in Alaska o in Groenlandia a posti caldi. Poi ha iniziato a vagare un po' di qua, un po' di là, su, giù, destra, sinistra, fuori, e alla fine è morto in Africa.